dobbiamo fare i conti con i terremoti in questa situazione, però come è già stato detto le calamità naturali delle nostre zone sono anche altre. Fermiamoci per il momento sui terremoti, che sono un fenomeno naturale che i sismologi considerano appunto come espressione della vita stessa della Terra, della sua evoluzione, però sono fenomeni carichi di negatività che portano danni e distruzioni, altissimi costi sociali ed economici, crisi e perdite. E dopo un forte terremoto niente è più come prima. Questo lo abbiamo vissuto da protagonisti nel maggio dello scorso anno e non davanti a uno schermo che potevamo oscurare, come ho visto anche accadere alla televisione. Le ripetute forti scosse principali, che ricordo sono state seguite da circa 1700 scosse nel primo mese e ancora non siamo fermi, hanno inflitto un colpo durissimo al nostro patrimonio edilizio storico. Questo però anche perché non dobbiamo dimenticare che la maggior parte di questo patrimonio diffuso su tutto il territorio, dalle campagne al centro storico, già versava in uno stato di conservazione molto precario. E ancora una volta ci siamo trovati impreparati ad affrontare la situazione, anche se la gente emiliana si è rimboccata le maniche, come nel suo stile, insomma. Questa frase: ogni volta i terremoti ci colgono di sorpresa, eppure la sismologia storica, una storia appositamente orientata che purtroppo sta fuori dai manuali, ci dice dove accadono e con quale frequenza. E in Italia c'è un disastro sismico ogni 4-5 anni, un numero elevato di terremoti di minore energia che tuttavia possono causare anch'essi danni negli edifici che abbiamo visionato. In questa occasione abbiamo ritrovato puntualmente le tracce dei terremoti del 96, dell'83 e alle volte anche di terremoti precedenti. La conoscenza di questi dati ci può portare a non considerare più questa come una situazione nuova e a non essere quindi più così esposti a questo rischio. Occorre quindi maturare un diverso approccio metodologico al problema, che deve essere diverso fin dalla fase di gestione dell'emergenza, perché prima ancora di pensare al recupero del patrimonio occorre conoscere e valutare attentamente il danno che i manufatti hanno subito, con un accurato rilievo, per raccogliere gli elementi importanti per la valutazione degli interventi da attuare, siano essi il recupero ma purtroppo anche la demolizione. Un piccolo passo è stato fatto con i corsi di gestione dell'emergenza sismica che il Consiglio Nazionale degli Architetti insieme con la Protezione Civile aveva già attivato fin dal 2010 in Emilia Romagna, e alla fine del 2011 erano già formati circa 140 tecnici, appunto in prevalenza architetti, ma occorre comunque implementare questo tipo di formazione nella quale vanno coinvolte tutte le professioni tecniche, perché ognuna di esse contribuisce con le proprie competenze alle risoluzioni dei problemi, e occorre soprattutto imparare a lavorare in squadra, cosa che non è così facile. È facile a dirsi, ma abbiamo visto che ci sono molte difficoltà anche di collaborazione fra le professioni tecniche, e vanno attivate collaborazioni non solo con la Protezione Civile, ma anche con il Ministero dei Beni Culturali e con i Vigili del Fuoco, e dovrebbero essere predisposti degli elenchi di professionisti dai quali poter attingere appunto tecnici competenti per consentirne un impiego organico già nella fase di rilievo del danno, per la quale è indispensabile un'adeguata e dettagliata mappatura di partenza con localizzazioni chiare. Anche questo si è visto che è stata una difficoltà in fase di rilievo del danno. Nella fase di gestione dell'emergenza sono anche compresi poi tutti gli interventi di messa in sicurezza. Occorre migliorare e implementare quelli già in uso, ma anche studiarne di nuovi che facilitino il recupero o che siano già in parte essi stessi interventi di recupero, per accorciare i tempi di intervento e di rientro e anche quindi contenere delle spese. Altro tema delicato è quello del trattamento delle macerie, sempre in fase di emergenza, in particolar modo quelle di beni con valore storico monumentale, per i quali era stato approntato un
protocollo di raccolta e di catalogazione, che pone comunque una serie di problemi di spazio per la collocazione dei materiali. Non mi voglio addentrare nello specifico, ma voglio comunque segnalare che nella scelta dei materiali da costruzione da impiegare, dovrebbe essere dato maggior peso al ciclo di vita dei materiali per contribuire a risolvere gli impatti derivati dal loro smistamento fin dalla radice. Potevi andare avanti con le slide? La prima, puoi andare. Entrando nel vivo del tema del recupero del patrimonio esistente, occorre definire quali sono le priorità, tenendo conto che l'obiettivo è quello di non abbandonare il territorio e di consentire nel più breve tempo possibile la piena riappropriazione. Perché questo avvenga, però, non è necessario riattivare e ripristinare abitazioni, luoghi di lavoro, attività e scuole, ma anche tutti gli spazi sociali e connettivi, senza trascurare gli elementi identitari e testimoniali, e cioè tutto quello che concorre a mantenere quel luogo un luogo unico, riconoscibile, e affinché non si interrompa la storia della comunità. Un'azione molto importante per perseguire l'obiettivo di riappropriazione, soprattutto riferendosi al patrimonio storico esistente, è la condivisione dei criteri e delle scelte connesse agli interventi da attuare. Una vera condivisione però richiede l'avvio di una formazione culturale di tutti gli attori che sono coinvolti nella ricostruzione, compresi i cittadini, che porti a una maggior consapevolezza del rischio sismico a cui siamo esposti e anche alla consapevolezza che gli effetti dei terremoti si possono mitigare con adeguate azioni preventive sugli edifici, controllandone la sicurezza, riducendone la vulnerabilità e migliorandone la resistenza. E ricordando anche che fra le azioni preventive va assolutamente inclusa la manutenzione programmata dei fabbricati. Priorità generale è dunque una ricostruzione in qualità che deve farci sentire sicuri negli edifici e deve anche cogliere l'occasione di perseguire obiettivi di risparmio energetico. Ma non dimentica la conservazione della memoria, un valore che abbiamo ricevuto dal passato e che dobbiamo essere in grado di trasferire alle generazioni future. In questa visione vanno decisi gli interventi che potranno essere non solo di salvaguardia ma anche di rinnovamento, e vanno ripensati i linguaggi architettonici da adottare, le riqualificazioni degli spazi connettivi, le azioni di ripristino e valorizzazione anche delle relazioni con il contesto e con il paesaggio. È chiaro che il fattore tempo ha un'incidenza notevole, ma con queste premesse i tempi dell'attesa legati al processo di ricostruzione si affrontano con uno spirito diverso, e anche certe scelte oggi vissute male, talvolta contrastate, possono essere diversamente inquadrate se condivise. Da ultimo, non dobbiamo dimenticare che gli eventi sismici che colpiscono ripetutamente il nostro territorio non interrompono solo funzioni residenziali e produttive, ma anche funzioni urbane e funzioni strategiche. Quindi diventa importante attivare una strategia urbanistica per la prevenzione e la mitigazione del rischio sismico, che individui e proponga azioni che hanno incidenza sui fattori di rischio, cioè sulla pericolosità, sulla vulnerabilità e sull'esposizione dell'intero territorio, con particolare attenzione ai centri urbani. Due sono le azioni da mettere in campo, sono già previste, sono già normate, ancora non vengono largamente applicate, e adesso nei comuni del cratere, in particolare in un'area, sono stati resi obbligatori, sono già attivati. Una è la microzonazione sismica, cioè un'analisi sismica del territorio a una scala sufficientemente piccola, quindi comunale o subcomunale, che ha lo scopo di individuare gli eventuali effetti di un sito a seguito di un sisma. L'altra è l'analisi delle condizioni limite per l'emergenza dell'insediamento urbano, finalizzata all'individuazione della struttura essenziale di un centro abitato, cioè una struttura minima urbana, che deve comunque sussistere e operare al verificarsi di un evento sismico. Questa analisi, che ha fra le proprie finalità anche la conservazione della memoria storica, è uno strumento
strumento utile per orientare e coordinare nella scelta delle priorità degli interventi di recupero e di qualificazione che concorrono anche alla sicurezza urbana. Grazie.